Grazie Valentina. Wow, che bello vedervi qui. Io sono estremamente onorato di poter essere su questo palco con il professor Vallortigara. Ci siamo detti che avremmo sdoganato il tu, io non credo di essere in grado probabilmente di farlo, magari mi scapperà un tu qualche volta e un professore qualche altra, e, perdonatemi. Giorgio Vallortigara, neuroscienziato, dopo parecchi giri per il mondo, oggi sta a Trento, all'Università di Trento, e parecchie pubblicazioni. Io mi sono portato qui forse le ultime tre, quelle su cui si discuterà un pochino oggi. Nel 2021 è uscito Lettere dalla fine del mondo, e per la nave di Teseo, poi è uscito sempre quell'anno Pensieri della mosca con la testa storta, che è questo libro pubblicato per Adelphi in una collana, dicevo prima al professore, meravigliosa, una collana di Adelphi abbastanza recente, e credo che sia una delle piccole perle dell'editoria italiana. Libri su scienziati che parlano di animali che sono bellissimi, e penso che sia molto bello che ci sia anche Giorgio Vallortigara lì dentro. E l'ultimo, che in realtà è una ripubblicazione per il Mulino, di questo libro che si chiama Altrimenti. Trovate tutti i libri poi al bookshop. Stavo pensando, Giorgio, il festival si chiama Sconfinare, e per sconfinare serve in qualche modo sempre viaggiare. È bello che quando io ho letto la presentazione del tuo intervento, tu parlavi di viaggio. Noi viviamo in questo posto dove sconfinare in realtà ci comporta dei viaggi anche abbastanza brevi, quindi da un certo punto di vista siamo fortunati. E fisicamente riusciamo a sconfinare. La bellezza di un festival di questo tipo è quello che ci permette anche metaforicamente di sconfinare. E quindi in realtà non è che voglio andare lungo, perché ti voglio subito lasciare la parola. Tu hai parlato di viaggio, quindi io ti cedo una cloche, un timone o anche quell'ombrellino rosso per seguirti in questa cosa anche camminando, ok? Grazie. Mi sentite? Buon pomeriggio, grazie innanzitutto per l'invito, grazie Nicolò, grazie Valentina, sono molto contento di essere qui. La vostra è una città bellissima, tra l'altro. Allora, mi sono ripromesso con Nicolò di cercare di farla relativamente breve sulla parte, come si dice, one man show, per lasciare un po' di tempo per le domande, per la conversazione, eccetera. Quindi cerco proprio di convogliarvi qualche idea di massima sulle cose che hanno occupato la mia mente, il mio cervello negli ultimi anni, e che hanno però un'origine abbastanza antica. Ci sono delle cose che mi hanno molto colpito. Una è questa, forse la conoscete, l'ha raccontata Oliver Sacks a proposito di coscienza. Il caso di un musicista inglese, anzi un musicologo, che a seguito di una lesione molto grave causata dal virus dell'herpes simplex subì una, come dire, distruzione molto estesa di varie regioni del cervello, e oltre ai fenomeni classici conosciuti di amnesia retrograda e anterograda, quindi incapacità di ricordare gli eventi prima dell'evento traumatico e dopo, Waring soffriva anche di un disturbo estremo della coscienza e della consapevolezza, che potrebbe essere descritto in questi termini. Lui viveva una vita che corrispondeva a quell'istante che noi tutti conosciamo in cui ci si sveglia, no? Quando ci addormentiamo la coscienza se ne va, non ci siamo più, siamo altrove in qualche modo, salvo i periodi, diciamo così, del sogno, che sono un po' speciali. Poi a un certo momento la mattina noi ci svegliamo, e in quel momento lì, in quell'istante lì, torniamo noi, torniamo ad esistere, torniamo ad avere l'esperienza. Ora immaginate una condizione, e io non riesco neanche a figurarmela, in cui una persona si trova continuamente, sembra un film di fantascienza, a vivere e rivivere quell'istante lì, l'istante in cui vieni al mondo, l'istante in cui sei cosciente.
Per esempio, gli è stato chiesto di fornire un diario, no, della sua esperienza, e voi vedete che questo diario a un certo momento, alla mattina, dice: ora sono davvero completamente sveglio. Però pochi minuti dopo dice: no, ora sono perfettamente, straordinariamente sveglio. E poi dopo un po', ora sono superlativamente davvero sveglio. C'è un documentario molto bello e commovente, nel 2005 è stato registrato, c'erano un'intervistatrice e due cameraman, e lui dice: siete i primi esseri umani che vedo, voi tre, che ovviamente non era possibile, due uomini e una signora, le prime persone che vedo da quando sono malato. Nessuna differenza tra il giorno e la notte, nessun pensiero, nessun sogno, giorno e notte lo stesso, vuoto, proprio come la morte. È molto difficile, gli chiedono. No, è esattamente come essere morto, che non è difficile, vero? Essere morti è facile, non fai proprio niente, non puoi fare niente quando sei morto. È stato lo stesso, esattamente. Ti manca la tua vecchia vita? Sì, ma non sono mai stato cosciente di pensarlo, quindi non mi sono mai annoiato, sconvolto, non sono mai stato niente. Quanto ti manca la tua vecchia vita? E dici: sì, mi manca la mia vecchia vita, ma che cos'è che ti manca? E questa è la risposta forse più bella, il fatto che fossi un musicista e innamorato. Il secondo momento, come dire, di epifania nella mia storia personale risale, e lo racconto nel libricino che menzionava Nicolò, alla scoperta dei formicaleoni, come direte, c'entra poco con la coscienza. Credo ci sia anche da queste parti, si trovano un po' dovunque in Europa, sono degli insetti che quando sono allo stadio di larva costruiscono degli imbuti, dei coni sulla sabbia, sul terriccio secco, per qualche ragione non va avanti né indietro. Forse potete operare voi direttamente da lì, grazie. E lì vedete il cono, il formicaleone si mette in fondo e ha quelle specie di ganasce che potete osservare con cui cattura le formiche. Poi da adulto ha l'aspetto che assomiglia ad una libellula, non lo è in realtà, sono una classe diversa, le libellule sono odonata e loro sono neurotteri. E vive il tempo necessario a riprodursi e poco più. Però questa faccenda della costruzione dell'imbuto nella sabbia mi aveva veramente colpito, perché loro fanno delle specie di cerchi concentrici, poi si muovono in una maniera spiraliforme facendo dei getti di sabbia con il movimento del capo, e mi sembrava facile riuscire a spiegare questo pattern di comportamento, per cui ricordo che chiesi al mio mentore, che era professore di etologia a Padova, di svolgere la tesi su questo progetto, che abbandonai ben presto perché non ne venivo a capo, e ancora adesso non ne siamo venuti a capo, che è assurdo, no? Uno dice: la stima, nessuno ha fatto delle misure precise, che questi qua avranno, se va bene, 100.000 neuroni nel sistema nervoso. Come fanno a fare queste cose che noi non riusciamo a capire come facciano? E poi più o meno negli stessi anni ho avuto un'altra rivelazione. Su Science era comparso, una rivista scientifica molto famosa, il lavoro di un pediatra, e il titolo già era provocatorio, perché si intitolava Is Your Brain Really Necessary? Il vostro cervello è davvero necessario? E lui si poneva la domanda perché aveva studiato molti casi di idroencefalia, che è una malattia in cui praticamente c'è uno sviluppo abnorme dei ventricoli cerebrali, nella forma che vedete lì, per cui anziché avere, come potete osservare sulla destra, i normali 4-5 cm di spessore di un cervello, l'espansione dei ventricoli fa sì che la zona della corteccia si riduca poco più con una striscia, quella che vedete nell'ultima diapositiva sulla destra. Però lui riferiva, per esempio, il caso di uno studente della sua università, Sheffield, che aveva un millimetro scarso di corteccia, era uno studente di matematica, aveva una vita normale, un QI stimato, un quoziente intelligenza di 125. E si chiedeva appunto cosa serve il cervello. Vabbè, come potete immaginare,
ci sono, possiamo immaginare delle spiegazioni, però tutto questo mi ha indotto a pensare un po' a due cose. Prima, la natura della grandezza del cervello e che cosa, in che modo sia in relazione con le capacità cognitive, e poi in secondo luogo la natura della coscienza e dell'esperienza. Allora, per quello che riguarda il cervello, voglio raccontarvi due storie che secondo me sono abbastanza emblematiche. Noi abbiamo un sacco di stereotipi sulle relazioni che legano o che pensiamo possano legare la grandezza del cervello con le capacità mentali. E una è molto interessante e riguarda il modo in cui si calcola quanti neuroni, quante cellule nervose ci sono in un cervello. Sarà capitato anche voi, adesso questo viene spesso corretto, di leggere sui giornali, sulle riviste di divulgazione, eccetera, la storia che gli esseri umani avrebbero 100 miliardi di neuroni. Bene, una mia collega, che è una giovane, ora non più giovane, ma all'epoca era una giovane neuroscienziata brasiliana, era molto incuriosita, no, da questo dato, e ha detto: vorrei vedere dove è stato scritto per la prima volta, chi è che ha fatto i conti, la stima, eccetera. Quindi per un certo breve di tempo andava ai congressi di neuroanatomia e chiedeva ai soloni della disciplina, cioè quelli come me, show me the science, no? Cioè dimmi dov'è che è stato scritto che abbiamo 100 miliardi di neuroni, e riceveva sempre risposte alquanto imbarazzate, perché in realtà questa misura era una stima molto imprecisa, molto imperfetta. Perché? Come si fa, come si faceva a capire quanti neuroni ci sono in un cervello? Si prende il cervello, lo si fissa, poi si fanno delle fettine sottili sottili, e su ciascuna fettina, colorando il tessuto in un certo modo, potete andare a contare. Come potete immaginare, non lo si può fare, specie per i cervelli grandi, fettine dell'ordine del micron per esteso, no? Quindi si fa una fettina qui, un'altra qui, un'altra qui, e poi si fa una interpolazione, come si usa dire. Qual è il problema? Il problema è che la densità dei neuroni cambia a seconda della posizione in cui voi fate la fettina. Quindi queste misure sono molto imprecise, molto imperfette. Allora, Susanna, si chiama così, Herculano Roussel, si è messa al lavoro e ha inventato un metodo bellissimo, geniale, per stimare in maniera precisa il numero dei neuroni di un cervello, qualsiasi cervello. L'idea è questa, in sostanza. Lei fa sciogliere in una specie di zuppa le membrane delle cellule in maniera che rimangano solo i nuclei, poi con certe tecniche separa i nuclei, diciamo così, delle cellule nervose da altri tipi di neuroni, come la glia. In questa maniera scuote un po' la zuppa in maniera da ottenere una soluzione isotropica, cioè uguale in tutte le direzioni, e riesce a contare esattamente quanti neuroni ci sono. Facendo così ha trovato che il cervello umano di neuroni ne ha in realtà 86 miliardi, che, come sapete, in termini di ordine di grandezza non è una variazione, non è niente rispetto alla stima precedente, però io racconto sempre che perdere in un colpo solo 14 miliardi di neuroni un pochino mi è dispiaciuto. La cosa divertente è che adesso il metodo viene utilizzato su varie specie per contare esattamente quanti neuroni ci sono, e facendo così ci sono state delle sorprese. Una sorpresa riguarda ovviamente i miei beniamini, cioè gli uccelli, galline, ma anche le altre specie. Perché si usa dire, anche in italiano ma in inglese, no, cervello di gallina, bird brain, eccetera, per indicare che queste creature hanno cervelli piccoli. Effettivamente è così, nei termini del peso, gli uccelli hanno cervelli di dimensioni piuttosto ridotte, ma è naturale che sia così. Hanno cervelli che pesano poco perché tutto è, come dire, miniaturizzato in questi animali per ridurre il peso in funzione del volo. Il fatto che abbiano cervelli piccoli però vuol dire che hanno pochi neuroni dentro? Non è detto. Proviamo ad andare a vedere, fare un confronto a parità, come dire, di massa complessiva. Allora, nella figura che vedete lì, per esempio, da una parte in alto vedete un passeriforme e dall'altra parte il topo, che hanno grosso modo cervelli simili, cioè attorno ai 40 grammi, 36 grammi l'uccelletto e 42 grammi il mammifero. E
dall'altra parte vedete scritto il numero di neuroni, milioni di neuroni. Quindi vedete, il topo c'ha 71 per 10 alla 6, cioè milioni di neuroni in quel 40 grammi lì, ma il Gold Crest, l'uccelletto, ne ha 164, molti di più. Oppure guardate l'esempio che sta più sotto, quello finale, che confronta un cacatua, che ha un cervello che pesa circa 10 grammi, con un galagone, che è una scimmia del Nuovo Mondo, che ha anche lei un cervello di circa 10 grammi. E vedete che a fronte dei 936 milioni del cervello mammifero, quello del pappagallo ne ha 2122, più del doppio. Cioè, insomma, nel cervello degli uccelli i neuroni sono presenti con una densità estrema, anche se confrontate, che so, un pezzettino di cervello di gallina con quello di una scimmia, voi trovate che nella gallina ce ne sono di più in proporzione, non in valore assoluto naturalmente, no? Ma in proporzione ce ne sono di più. Sono proprio piccoli, sono densamente impacchettati perché l'architettura è differente. Consideriamo adesso l'esempio opposto. Qui abbiamo riabilitato un po' una creatura che era ingiustamente poco considerata, no? Il cervello delle galline. Proviamo a fare l'operazione contraria. Queste sono immagini di cervelli di varie specie animali, sotto ci sono delle specie di uccelli, quello più in alto e più grosso è il cervello di un delfino. Questo è un po' sgranato, è una foto di tanti anni fa del mio laboratorio quando stavo a Trieste. E come tutti sanno, i delfini hanno dei cervelli molto grandi e anche molto circonvoluti. Qui potete vedere un confronto, per esempio, con il cervello umano. In realtà c'è molta variabilità a seconda della specie. Voi andate dai quasi 6 kg della megattera, no? Quella che Melville chiamava la più spensierata delle balene, ha il chilo scarso del delfino dell'Indo, che è un delfino di piccole dimensioni. Il mito che circonda queste creature è che siano straordinariamente intelligenti. In realtà non ci sono prove che i delfini siano speciali per quello che riguarda la loro intelligenza, cioè sono intelligenti tanto quanto lo è un qualsiasi vertebrato. Sono speciali da un certo punto di vista perché hanno un sistema di ecolocalizzazione che si chiama sonar, ma ce l'hanno anche i pipistrelli, per capirci. E che dire del loro cervello? Davvero è così grande? Allora, qualche anno si sapeva, già da un po' circolava la notizia, che in realtà, se andate a vedere dentro il cervello dei delfini, i neuroni sono molto sparsi, non c'è una grande densità, sono pochi, per dirla semplicemente. E questo signore, che è un neuroanatomico che sta in Sudafrica, Paul Manger, e che sostiene, piuttosto drastico, che lui dice i delfini sono proprio stupidi, nel senso che quando vengono presi per sbaglio dalle reti non sono capaci di scappare via, vanno in panico totale, mentre invece un tonno, per esempio, scappa o salta fuori dall'acquario o dalla boccia dove si trova. Questo forse è esagerato, però Paul ha avuto una bella idea. Ha detto, perché c'è tanto volume, questi cervelli sono grandi, se i neuroni tutto sommato sono pochi? Beh, la spiegazione è che questi cervelli sono grandi perché c'è molta glia, cellule gliali. Cellule gliali hanno varie funzioni, alcune anche che non conosciamo completamente, però sappiamo per certo che una cosa che fanno è svolgere una funzione di controllo della temperatura, no? Perché il cervello, per funzionare bene, deve stare entro un range di temperature, non troppo freddo né troppo caldo. Allora ho detto, ma non sarà che la grandezza del cervello dei delfini e le variazioni che osserviamo sono semplicemente legate alla temperatura delle acque che loro abitano? Ho provato a fare un po' di misure e di correlazioni, come diciamo noi tecnicamente, e bingo! Ha scoperto semplicemente che i delfini con i cervelli grandi, non è che siano più intelligenti, sono semplicemente quelli che vivono nelle acque molto fredde. Mi piacciono moltissimo queste spiegazioni killing joy, no? Come vengono chiamate dagli inglesi, in cui insomma ripensiamo un po' certi stereotipi sull'intelligenza delle creature.
Poi direte bene, però questi comunque, insomma, nonostante le variazioni del caso, sono animali con grandi cervelli. Ma che cosa che si può fare con cervelli in miniatura? Gli insetti, per esempio, hanno cervelli che, in termini di numero di neuroni, sono davvero piccoli rispetto ai nostri. Un'ape, una bottinatrice, per esempio, ha 960.000 neuroni nel ganglio encefalico, quindi non arriva neanche a 1 milione. Quindi l'ordine di grandezza qui è importante, la variazione rispetto agli 86 miliardi del cervello umano. Bene, consideriamo un compito che saremmo disposti a riconoscere come complesso, sofisticato: la capacità di riconoscere lo stile pittorico di un autore. È stato provato che le api sono capaci di discriminare quadri di Monet da quadri di Picasso. E l'esperimento è molto facile da fare: si prendono un certo numero di quadri, supponiamo 10, quindi 5 coppie, Monet un Picasso, Monet un Picasso. All'animale vengono presentati gli stimoli a coppie e la regola è molto facile, si chiama apprendimento associativo. Se l'ape va a posarsi, supponiamo, sul Monet, trova una ciotolina con dell'acqua zuccherata. Se si posa sul Picasso, trova una ciotolina con acqua e basta. E gli animali imparano, ovviamente avremo un gruppo addestrato a scegliere il Monet e un altro gruppo addestrato a scegliere il Picasso, per essere sicuri che non ci siano differenze. Il fatto che imparino non ci sorprende, voglio dire, per noi sono Monet e Picasso, ma dal loro punto di vista sono una cozzaglia di colori, forme, eccetera, cioè è come distinguere una margherita da un papavero. Però tutto interessante viene qui: che cos'è che hanno imparato? Hanno imparato a riconoscere le singole coppie individuali, papavero, rosa, ciclamino, margherita, oppure hanno imparato qualcosa di più generale, per esempio a riconoscere quello che chiameremo lo stile di Monet o di Picasso. È una maniera molto semplice per controllare è questa: una volta che hanno imparato, prendiamo dei nuovi stimoli mai veduti prima, sempre alcuni sono Monet, alcuni sono Picasso, e proviamo a mostrarli all'ape. E questa volta non facciamo addestramento, tutte e due le ciotoline hanno acqua e basta, e andiamo a vedere che cosa fanno gli animali in prima istanza, cioè la prima presentazione, perché ci aspetteremmo che rispondano a caso. E invece no, non rispondono a caso. Quelle addestrate a riconoscere Monet continuano ad andare sul Monet, e quelle addestrate su Picasso vanno su Picasso. Che dimostra, non ditelo un famoso critico d'arte italiano, qui non faremo il nome, che non ci vogliono tanti neuroni per fare il critico d'arte. Sto scherzando naturalmente, ma il punto è interessante, perché quando noi parliamo di Monet, di Picasso, dello stile pittorico, ci riferiamo al riconoscimento dal punto di vista semantico, no? Quindi agli aspetti storici, sociali, culturali, ed è chiaro che l'ape non li possiede, non è in discussione questo, no? Il riconoscimento qui è puramente percettivo, ma è molto interessante perché è quel genere di cosa che facciamo anche noi se non siamo dei conoscitori, no? Io, che non sono un esperto, dopo aver visto un certo numero di quadri di Modigliani, sarei probabilmente capace di riconoscere un nuovo quadro di Modigliani, perché le ragazze, per esempio, sono molto caratteristiche, sono disegnate con questo collo lungo, no? Quindi una ragazza di Modigliani la riconosce. Ma lì, come dire, la feature, la cue specifica è facile da individuare, in altri casi non è così. Voi siete capaci di riconoscere, ma non sapreste dire come, no? Non sapreste verbalizzare che cosa esattamente ti fa dire questo è un Monet e questo è un Picasso. Ed è questo genere di abilità che sembrano mostrare gli animali qui. Poi in generale con le api abbiamo imparato, con le api e con altri insetti, una cosa secondo me davvero interessante, che è che loro sono capaci di imparare concetti astratti. Per esempio, uguale diverso, sopra sotto, destra sinistra, eccetera. Concetti in questo senso, il concetto di uguale diverso non vuol dire semplicemente che tu sai distinguere uno stimolo da un altro, questo è banale. Imparare a riconoscere qualche cosa come uguale o diverso da qualcos'altro. Per esempio, il tipo di compito che si usa viene mostrato qua.
si chiama tecnicamente Matching to Sample, se vi interessa. L'ape entra in una cameretta e trova uno spigolo, supponiamo un disco giallo. Il suo compito è, nel labirinto Y in cui entrerà tra breve, scegli l'eguale. Quindi ti faccio vedere un disco blu, ti faccio vedere un disco giallo, se vuoi ottenere il premio, scegli il disco giallo, cioè uguale a quello che ti ho fatto vedere poco prima. Nella prova successiva uso degli stimoli completamente diversi, per esempio un triangolo, e poi ti faccio vedere un triangolo e un rombo. La regola è sempre scegli l'eguale, quindi triangolo in questo caso. Anche qui uno dice, può darsi che abbia imparato i singoli esempi, singoli esemplari cui è stata sottoposta durante l'addestramento. Facciamo una prova. Dopo una fase di addestramento presentiamo degli stimoli completamente nuovi e vediamo che cosa l'animale fa in prima istanza. Cioè, ha imparato la regola generale, uguale e diverso, quale che sia lo stimolo? La risposta è sì. Non solo trasferisce da una modalità sensoriale ad un'altra. Quindi, per esempio, immaginate di insegnargli, come vedete lì, a discriminare l'orientamento di uno stimolo. Ti faccio vedere delle barrette orizzontali e poi ti faccio vedere delle barrette verticali ed orizzontali. La regola è scegli l'eguale, vai dalle orizzontali. O possono imparare anche il contrario, cioè andare al diverso, anziché l'eguale, non cambia niente. A questo punto cambiamo modalità sensoriale. Ti faccio sentire odore di ciclamino e poi odore di menta, odore di ciclamino. La regola è sempre scegli l'eguale, cioè odore di ciclamino. E loro ci riescono. Ma la cosa strabiliante è che per fare queste cose qua richiedono pochissime prove di addestramento. In alcuni casi 4, 5, una decina di prove al massimo. Mentre invece sappiamo da tantissimi anni che per esempio le scimmie in laboratorio per imparare questi compiti richiedono migliaia di prove. E uno dice, ma com'è possibile? No? I concetti tradizionalmente sono considerati, come dire, il vertice della nostra vita mentale, la cosa più complicata che ci sia. Quindi com'è possibile che una creatura che ha meno di 1 milione di neuroni ci riesce e noi, le scimmie antropomorfe, bisogno di tanto tempo per maneggiarle? Io credo che la spiegazione qui sia semplice, e cioè proprio perché hai pochi neuroni hai bisogno di formare concetti e categorie. Perché se invece tu di neuroni ne hai tanti, ti puoi prendere il lusso di imparare le caratteristiche individuali piuttosto che le categorie. Che cos'è una categoria? Che cos'è un concetto? Beh, per dirlo in termini, come dire, matematici, è una classe di equivalenza. Cioè, quando voi usate il concetto cane, cos'è che state facendo? Voi riconoscete che ci sono tanti esemplari diversi, no? Cioè il barboncino di tua mamma, l'alano del tuo amico, sono enormemente differenti, però da un certo punto di vista, per certi scopi, voi li raggruppate tutti assieme, ignorate le differenze e dite cane. E questo è comodissimo dal punto di vista, come dire, dell'economia cognitiva, no? Perché applicate a tutti gli esemplari della categoria certe regole di comportamento, guinzaglio, passeggiata giornaliera, bla bla. Ora, se tu hai pochi neuroni, questo tipo di classificazione, questa formazione di classe di equivalenza è assolutamente indispensabile alla tua sopravvivenza. Se sei un essere umano e hai molti neuroni a disposizione, una scimmia, ti puoi permettere il lusso che viene descritto nel famoso racconto di Borges, Funes el Memorioso, che forse ricordate, il ragazzo che non ricordava nulla. E cioè, era la storia di un individuo che non ricordava niente, che quando vedeva il tralcio di una vite, ricordava tutti i tralci di vite che aveva visto durante la sua vita, quelli che aveva visto durante l'infanzia, eccetera. Può sembrare una grande fortuna avere una memoria di questo tipo, ma una disgrazia terribile, perché se tutto è associato con tutto, voi non potete pensare. Questo era esattamente il dilemma di Funes. E questo modo di ragionare ci spiega anche, voglio farvi vedere un esempio delle cose che facciamo in laboratorio, giusto perché ne abbiate un'idea delle cose che sanno fare l'ape, no? Per esempio sanno trasferire dal discreto al continuo. Qui imparano a discriminare due numerosità e poi devono trasferire maggiore o minore a stimoli con la stessa numerosità. Quindi, per esempio, 4 verso 6, la risposta giusta è andare su 6.
Adesso ti faccio vedere 6-6, però di grandezza diversa. Quindi tu hai imparato ad andare dal più grande. Sei capace di trasferire dal più grande come numero al più grande come grandezza, cioè come area, come estensione superficiale? La risposta è che sì, ci riesco. Insomma, fanno cose fantastiche, ma tra le cose fantastiche sanno riconoscere le facce, i volti. E qui ne vedete un esempio relativo alle vespe, che hanno caratteristiche individuali diverse nelle facce, ma le api, per esempio, non sanno riconoscere le compagne dai tratti del volto. Non gli servirebbe a niente, perché vivono nell'ambiente buio dell'alveare, ma sono capaci di riconoscere le facce. Non solo sanno, per esempio, generalizzare sulla base dell'orientazione della faccia, una cosa difficile. Immaginate un compito di questo tipo. Vi faccio vedere la faccia frontale S1 ed S2 e voi dovete imparare a discriminarle. Poi successivamente ti faccio vedere le stesse facce ruotate di 60 gradi in alto e in basso e poi, una volta che hai avuto questo addestramento, ti chiedo di interpolare e di riconoscere, discriminandole, le facce con l'orientamento di soli 30 gradi. Questa è una cosa che i bambini, per esempio, fino a una certa età, fanno fatica a fare e le api ci riescono immediatamente. La domanda è, qual è la differenza rispetto alle nostre capacità di riconoscere i volti? Noi abbiamo un'area specializzata per riconoscere i volti, si chiama giro fusiforme, lì ci sono milioni di neuroni che si occupano di questo. Com'è possibile che l'ape fa queste cose qua con pochi neuroni? La risposta, io credo, è che non è in gioco la capacità discriminativa, cioè il meccanismo di pensiero che ti consente di distinguere. È in gioco semplicemente la memoria, la quantità delle memorie. Perché la nostra vita di relazione ci chiede di tenere in memoria un gran numero di volti individuali. Si stima almeno 5.000 per un adulto della nostra specie. Le api non saprebbero fare una cosa di questo tipo, perché non gli serve. E non hanno la dotazione neurologica per tenere in memoria così tante facce individuali, pur essendo capaci di fare la discriminazione, quel singolo specifico pezzo di attività mentale, di attività di pensiero. Bene, adesso ho girato attorno per un po' e voi direte, va bene, ma la coscienza? Allora, sulla coscienza non sono sicuro di avere tantissimo da dirvi, e che relazione debba avere con quello che vi ho raccontato fin qua, ma guardate questa definizione che aveva dato qualche anno fa un eminente studioso che si chiama Stuart Sutherland e che era un bello spirito ironico britannico. Dice: la coscienza è un fenomeno affascinante ma illusivo, è impossibile specificare che cosa sia, che cosa faccia o perché si sia evoluta. Su di essa non è stato scritto nulla che valga la pena di essere letto. Allora, sono passati un po' di anni da allora, però dobbiamo riconoscere che la situazione non è molto cambiata, però ci sono alcune cose che abbiamo imparato. Una cosa che abbiamo imparato è questa, che la coscienza accompagna una porzione molto molto ridotta della nostra vita mentale. Cosa intendo quando parlo di coscienza? Intendo l'esperienza, cioè il fatto di sentire qualcosa, di provare qualcosa. Adesso io per esempio guardo qui e vedo rosso. Questo rosso ha una qualità, la rossità, no? Quello che i filosofi chiamano quale. Oppure tocco e sento morbido, oppure annuso e sento un vago odore che arriva da quella pianta lì. Ecco, queste sono le cose che vorremmo spiegare. Perché vorremmo spiegarle? Vorremmo spiegarle perché sappiamo che in molte circostanze le persone si comportano in maniera adeguata, fanno quello che devono fare, senza accompagnamento consapevole, cioè senza sentire niente. Questa cosa qua è stata scoperta un po' di anni fa da un mio collega e amico che si chiama Nick Humphrey, studiando una scimmietta, Helen, che aveva subito per certe ragioni sperimentali la rimozione completa della corteccia occipitale, della corteccia visiva. Quindi questo animale avrebbe dovuto essere cieco. L'occhio funziona, il rotico funziona, ma la corteccia non c'è più, quindi è cieco corticalmente. Però dopo 6-7 anni che lui se l'è portato in giro nei boschetti e nei prati di Cambridge,
Al cinema è mostrato un recupero fantastico, che è quello che vedete qua. Chiaramente, immagino, non avete l'impressione che questo animale sia cieco. Guardate la parte finale, che è impressionante. Vengono lanciate delle noccioline sul tavolo, lei le prende e le porta alla bocca. Com'è possibile questa cosa? Beh, Humphrey aveva notato una cosa straordinaria, cioè che questo comportamento adeguato, diciamo così, perfetto, si manifestava solo se Helen era tranquilla, rilassata, come dire, se aveva l'impressione di fare le cose senza pensarci su, ma non appena si trovava in una situazione di disagio, stress anche minimale, riprecipitava in una condizione di cecità. Cos'è che succede qua? Ma quello che succede, l'abbiamo capito, studiando pazienti in condizioni simili, cioè persone che per un qualche accidente, di solito vascolare, hanno una lesione alla corteccia visiva. Questo signore che vedete qua ha una lesione molto estesa, è stato studiato da un collega italiano, Marco Tamietto, a Torino, e quello che vedete dietro è il professor Weisskranz, che era il professore, che è stato anche il professore di Nick Humphrey, e che è lo scopritore, diciamo così, ufficiale di questo fenomeno, che si chiama blind sight. Vedete che lui si muove lungo il corridoio senza urtare gli oggetti, ma se gli chiedete che cosa ha visto, che cosa ha veduto, lui dice: non ho visto niente, non so perché sto facendo questa roba qua, giusta, adeguata. Provate a immaginare questa condizione. Un paziente che ha una piccola porzione della corteccia visiva che è lesionata. Quindi quando voi proiettate qualcosa in quella zona lì, si chiama scotoma, lui non vede niente. Quindi io gli faccio vedere, che sono questo microfono. Vedi qualcosa? No. Allora provo a dirgli: senti, va bene, non vedi niente, ma tu prova a prenderlo. E il paziente protesta e ti dice: come prenderlo? Non vedo niente, dottore. Quindi dovete andare avanti per un po', con un po' di pazienza, e alla fine lui dice: vabbè, dai, faccio il tiro a caso, no? E scoprite che se il microfono è orientato così, lui atteggia la mano in questo modo. Se il microfono è orientato così, lui atteggia la mano nella maniera corretta. Quindi fa la cosa giusta, mostra il comportamento visuomotorio adeguato, negando di aver visto qualche cosa. Cioè, la sua esperienza fenomenica non c'è, lui non c'è niente, però è capace di fare le cose giuste. Che è interessantissimo se ci pensate, no? Anche rispetto alla questione, che so, di quel che sentono gli altri animali. Il vecchio argomento dello zombie filosofico, cioè di una creatura che fa tutto quel che c'è da fare nel mondo, si muove, cammina, mangia, si riproduce, eccetera, senza sentire niente, cioè senza avere esperienza consapevole, in linea di principio sembra possibile. Chiaramente qui è limitata una condizione super particolare, eccetera, e tra l'altro una sola modalità sensoriale, però come si dice, proof of concept, no? Prova di possibilità in linea di principio è una cosa che dovremmo considerare. Allora, la domanda che io mi sono posto è: come potete immaginare, come dico sempre, non ce l'ho la risposta a come accada questo miracolo, no? Cioè come accade che gli eventi fisico-chimici che avvengono nel cervello diano luogo a quella cosa che chiamiamo esperienza, sentire qualche cosa. Allora ho provato ad aggirare il problema e a guardarlo da un punto di vista, come dire, evoluzionistico e della storia naturale, no? Cioè potremmo chiederci: quand'è e perché che è stato necessario avere esperienze? Allora, l'idea è che, e non è solo mia, vari altri l'hanno formulata, è che probabilmente il momento di transizione importante sia stato quello in cui gli animali hanno cominciato a muoversi con dei movimenti attivi. Perché il movimento attivo è così importante? Ma provate a fare questo semplice esperimento con me. Allungate una mano e andate a toccare qualche cosa là fuori. Ne ricavate una stimolazione tattile. Benissimo. Adesso chiudete gli occhi, tenete la mano lì e chiedete ad un amico di toccarvi con un oggetto. Idealmente con lo stesso oggetto, con la sedia è complicata. E ricevete una stimolazione tattile in quel punto lì. Ora è chiaro però che quelle due stimolazioni sono identiche, indistinguibili. Però noi riusciamo a distinguerle, soprattutto è importante per le creature poterle distinguere. Voi direte: com'è possibile?
Il meccanismo lo conosciamo da parecchio tempo, dagli anni 50, il meccanismo fisiologico, è delegato al nome di questo signore, Erich von Holst, che era un collaboratore di Conrad Lorenz, che ha fatto degli esperimenti che non ho tempo di raccontare perché implicano appunto l'uso della famosa mosca con la testa storta. La mosca è la mosca drone, in realtà è un dittero, è proprio una mosca anche se emula nell'aspetto la struttura di un'ape. Non è un'ape perché vedete che non ha il restringimento toracico, il numero delle ali è diverso. L'idea è questa. Tutte le volte che un cervello, un sistema nervoso, manda un comando motorio per muovere i muscoli, per esempio facendo così, viene inviata anche un segnale in copia carbone dello stesso comando al sistema sensoriale. Perché viene fatto? Perché in questa maniera voi avvisate il sistema sensoriale del fatto che quello che sta per arrivare, quello che stai per sentire, è prodotto da te, dal tuo movimento. L'esempio classico è quello dell'ombrico. Prendete un lombrico, lo tirate fuori dal terreno e lo toccate con un dito e voi vedete che l'ombrico si contrae e mostra una reazione difensiva, ovvio, perché è stato stimolato tattilmente. Qual è il problema? Che adesso se prendo l'ombrico e lo metto sulla terra, quando lui si muove viene continuamente stimolato tattilmente dal terriccio, dalla terra. Com'è possibile che non mostri una continua reazione antipredatoria di contrazione? La ragione è che nel secondo caso è lui che si muove, è l'ombrico che si sta muovendo. E guardate che questa è una storia interessante perché spiega, tra l'altro, perché non ci possiamo fare il solletico da soli. Non ci avete pensato. Qua c'è tutto un arzigogolare di spiegazioni psicologistiche, no? In realtà la spiegazione è semplicissima, è pura fisiologia. E cioè, se adesso andate con la mano e vi toccate sotto l'ascella, normalmente non sentite solletico. Ma se lo fa un vostro amico, sentite solletico. Come mai? La spiegazione è semplice, che quando siete voi a muovervi, compiere il movimento, quando c'è il comando motorio per il vostro movimento, c'è un segnale in copia carbone che arriva alla corteccia somatosensoriale e dice guarda che quel che sta per arrivare l'hai prodotto tu e quindi viene cancellato. Questa è la ragione per cui non potete farvi il solletico da soli. Io credo che ci sia un nesso molto importante, molto profondo qui con la nascita dell'esperienza e una maniera indiretta per argomentare questo è per esempio che, non so se lo sapete, ci sono persone che possono farsi il solletico da sole e questi sono alcuni individui con particolari forme di patologia schizofrenica. La schizofrenia è una tipica malattia, disturbo della coscienza, della consapevolezza e un'idea che è stata ventilata è che il problema di questi schizofrenici sia che in realtà c'è qualcosa che non funziona nella loro meccanismo di copia efferente, in quel meccanismo di copia carbone di cui vi dicevo. Questo potrebbe valere addirittura per i processi di pensiero. Il grande neurologo Harry Jackson aveva sostenuto che il pensiero è alla fin fine una forma particolare, speciale di azione motoria. Allora, se ragioniamo in questi termini, se i nostri pensieri sono azioni motorie, dobbiamo immaginare che associati ad essi ci possa essere quella copia efferente, quel segnale in copia carbone, quella che ci fa dire normalmente quando pensiamo e vagoliamo con la mente che strano che ho pensato questa cosa qua, quello è strano, ma di solito non abbiamo mai dubbi sul fatto che i pensieri sono nostri, ci appartengono, li abbiamo generati noi. Però immaginate una condizione in cui quell'attività mentale di i vostri pensieri non sono più accompagnati dalla copia carbone, dalla copia efferente. Qual è il risultato? Che siete pensati da altri, che i vostri pensieri non vi appartengono più. E questo è esattamente quello che accade nei cosiddetti sintomi positivi della schizofrenia. Va bene, mi fermo qua per lasciare un po' di tempo alle vostre curiosità e quelle di Nicolò. Vi voglio solo far vedere un'ultima cosa che per me è sconcertante, no? Il mio argomento è che per avere queste forme di esperienza elementare non serve un sistema complicato, ovviamente basta un meccanismo dotato di quel trucchetto della copia efferente.
E per esempio noi sappiamo, già da quel po' di tempo, che ci sono pazienti affetti da cosiddetta idranencefalia, che è un po' diverso dal caso precedente, che praticamente non hanno quasi cervello. Qua ne vedete degli esempi. È rimasto un po' di area nella regione ventromediale occipitale. Questi bambini sono stati studiati da un collega svedese che si chiama Merck, e lui sostiene, capite che qui l'argomento è difficile per molti versi, che anche se, come dire, siamo in presenza di deficit cognitivi vastissimi, no? Bambini che non sanno comunicare, eccetera, eccetera, però la sensazione netta, precisa che tu hai è che loro sentano qualche cosa, che provino dolore, per esempio, o che possano provare felicità. Qui è questa bambina idranencefala, i genitori hanno messo in mano il fratellino e vedete le sue espressioni. Va bene, grazie intanto per la vostra attenzione. Se volete saperne un po' di più su questa storia, la trovate raccontata qui. Bene, Giorgio, io ecco, appunto stavo dicendo. Allora, intanto che voi pensate alle domande da porre a Giorgio, stavo pensando io una cosa. Tu hai detto che il cervello funziona a certe temperature, no? Io in questo momento becco da mezz'ora questa specie di effetto lente, quindi non sono così convinto che di non aver raggiunto il livello. Quindi se dico delle stupidaggini un po' per quel discorso che facevi. No, allora, in realtà penso che mi abbiano chiamato per accompagnarti in questa tua bellissima presentazione. Non tanto per le mie capacità in neurologia, e devo essere anche un po' onesto con voi, è l'unico esame nel mio corso di laurea che ho dovuto ripetere, quindi non mi hanno chiamato per quello sicuramente, ma mi hanno chiamato, ne ho fatto una cinquantina, quindi mi hanno chiamato perché io e te abbiamo una passione comune, no? Che è quella della letteratura. E tu hai raccontato nel tuo intervento moltissime cose che voi potete trovare in questo libro, che è davvero bello da leggere, anche molto divertente. Io però voglio, appunto, rimanendo sulla natura del festival, no? Provare a farti sconfinare un pochino e portarti su questo libro, che tu, in realtà è un epistolario questo libro, è un epistolario che tu hai scritto, una serie di lettere che vi siete scambiati tu e lo scrittore Massimiliano Parente, si chiama Lettere dalla fine del mondo, e io devo, per la passione comune che ci lega, chiederti ragione di questo sottotitolo, che dice dialogo tra uno scrittore che voleva essere uno scienziato e uno scienziato che voleva essere uno scrittore. Quindi ti chiedo, eminente scienziato, perché veramente io vi invito ad andare sulla pagina di Wikipedia, no? Che è la cosa migliore da fare quando volete conoscere qualcuno adesso, come il professore, ti chiedo perché questo eminente scienziato che ci ha detto queste cose meravigliose e che ha fatto questi esperimenti meravigliosi, in realtà ce lo saremmo probabilmente giocato se avesse deciso di prendere questa strada, ecco. Ma insomma, come vanno le cose nella vita, spesso voi sapete, è accidentale, no? Un po' per tutti noi, però la ragione per cui io sento anche il bisogno di chiacchierare con gli amici che conosco, scrittori, artisti, eccetera, è legata a una specie di insoddisfazione personale come autore, soprattutto come scrittore, no? E cioè, quando tu scrivi un saggio, come mi è capitato, riesci a interessare le persone, qualche volta anche a colpirle, eccetera, però io sono scontento perché non riesco, come dire, ad arrivare al cuore dei lettori, nello stesso modo in cui ci riesce un artista, nello stesso modo in cui ci riesce uno scrittore. E quindi la mia fondamentalmente è invidia. Presto o tardi ho intenzione di scrivere un romanzo, è evidente, cioè penso che lo devo fare. Però questo è anche nello stesso tempo interessante, perché mostra che l'interesse mio scientifico di questi ultimi anni sul tema della coscienza e dell'esperienza è strettamente legato all'attività di chi fa l'artista, lo scrittore, il letterato, e cioè abbiamo in comune il tema,
dell'esperienza, no? Per loro, per gli artisti, il tema è quello di renderla all'esterno, cioè di raccontarla, di renderla palese. Per me il tema è quello di spiegare perché è comparsa e attraverso quali meccanismi, ma l'interesse è comune. E poi c'è questo fatto, naturalmente, che noi, come si usa dire, siamo un po' la specie narrante, questo aspetto del piacere del raccontare, che comunque c'è anche nel caso della saggistica, è importante. La cosa più bella che il complimento più grande che abbia ricevuto, credo, è stata l'espressione che ha usato una mia amica poetessa e scrittrice che si chiama Gilda Policastro, che in un'intervista mi ha definito il Tusitala della scienza. Non so se sapete chi era Tusitala. Tusitala è la parola che in samoano indica il raccontatore di storie ed è l'etichetta che gli abitanti di Samoa avevano dato a Stevenson quando ad un certo momento della sua vita lui ha lasciato la grigia Edimburgo e con la sua famiglia è andato a vivere a Samoa ed è rimasto là. In breve tempo era diventato famoso come raccontatore di storie. Per me non c'è modo diverso di fare anche la scienza quando appunto ne parlo con gli altri, se non nella forma del racconto di storie. C'è qualcuno che ha qualche curiosità da chiedere? Signora. Benissimo. Aspetti, signora, che le portano il microfono. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, prima di tutto, grazie. Non è mai banale dire grazie quando è sentito e sincero. Poi, più che una domanda, ho preso appunti come una memoense e cerco di, appunto, di sintetizzare le mie curiosità partendo dall'inizio, no? Nel senso che lei nel primo caso ha parlato di Oliver Sacks e a me ha fatto pensare al film Risvegli con Robin Williams, perché anche lì si parla di appunto di un gruppo di persone che si svegliano solo per un'estate, no? Poi quando ha parlato dell'ape mi ha fatto pensare a una citazione dell'eleganza del riccio, dove si dice che tutti, cioè la maggior parte della popolazione è molto incuriosita dei rituali sessuali delle api, ma quasi nessuno interessa dell'organizzazione dell'ape stessa, no? E come ultima cosa mi ha fatto pensare a Il nodo e il chiodo di Adriano Sofri, dove Adriano Sofri fa una bella disamina del concetto destra e sinistra partendo dalla religione e toccando vari ambiti politico-sociali della società, no? Ma ecco, questo è giusto un preambolo, perché la cosa più interessante per me è stata detta alla fine, nel senso che anch'io ho avuto l'occasione e l'onore di vedere bambini che non parlano, non esistono nel senso di un ruolo attivo della società. E la cosa che mi ha sempre molto, se vuole, commosso in un certo qual senso, che questi bambini, pur non avendo il ruolo appunto della società che vuole essere sempre molto efficiente ed efficace, alle loro famiglie danno un messaggio, no? Perché il primo step che ho avuto l'occasione di vedere è che i genitori di questi bambini cercano la chiave magica per svegliarli, no? Dopo un po' si rendono conto che quella chiave magica non c'è e allora non combattono più per la normalità,
ma combattono per qualcosa che si chiama la qualità di vita, no? E secondo me è importante in un mondo in cui noi amiamo una persona perché è interessante, perché è intelligente, perché è bella, perché ci dà tantissimo di sé, no? La stimiamo, la amiamo, eccetera. Questi bambini non ci danno questo, perché non sono capaci, ma sono nati perché sono, no? Allora io mi dico, cioè non importa se sei un'ape, se sei un fuco, o se sei una scimmia, o se sei un essere umano, no? Noi secondo me sbagliamo il paradigma, perché non dovremmo amare da morire, ma dovremmo amare da vivere. E dovremmo amare la persona, amare l'animale o amare chiunque, nonostante, cioè, al di là di quello che noi abbiamo l'aspettativa che ci dia. Ecco, semplicemente questo. Sì, grazie signora. E un aspetto tra i tanti che lei ha menzionato, che approfitto per coglierlo, è questo. Io credo, e non so se questo messaggio è stato trasmesso, che il tema della coscienza e della consapevolezza sia nettamente distinto da quello dell'intelligenza e delle capacità cognitive, nel senso che le creature umane o anche di altre specie sono capaci di fare cose incredibilmente sofisticate senza che questo sia accompagnato da coscienza o da consapevolezza. E d'altra parte, come dire, è una cosa che tutti sappiamo e conosciamo, il fatto che l'attribuzione di persona e di capacità di sentire, di provare qualche cosa, è totalmente sganciato e separato da quanto intelligente tu sia. Ci sono persone che hanno capacità intellettuali per qualche disgrazia, qualche patologia, che non sarebbero in grado di fare quello che fanno le api nel mio laboratorio, ma che ugualmente sentono, provano qualche cosa, provano un dolore, per esempio, che questo è criterio fondamentale per quella che viene chiamata la senzienza. E poi voglio anche dire un'altra cosa che mi raccontava uno dei miei mentori, Valentino Breitenberg, che è stato un grande cibernetico e anatomico. Lui in un libro aveva scritto una cosa che mi aveva fatto molto ridere. Mi ha detto: a proposito dell'intelligenza, io divido l'umanità in tre categorie. Prima categoria, ci sono quelle persone che io riconosco come più intelligenti di me, capaci di fare cose cui cospetto io mi sento un nano. E ne menzionava alcune che aveva conosciuto, tipo Francis Crick, lo scopritore della struttura doppia elica del DNA. Poi c'è la seconda categoria, che sono quelli che più o meno sono come me, o in alcuni casi rispetto ai quali io mi sento intellettualmente superiore. E poi c'è la terza categoria, che sono le persone che contano per davvero, rispetto alle quali la questione dell'intelligenza non si pone per niente, no? Pensate all'esperienza dell'innamoramento. Certo, è possibile che voi scegliate il fidanzato o la fidanzata perché vi ha colpito, tra le altre cose perché era, supponiamo, brillante o intelligente. Però poi arriva un momento in cui questo è totalmente irrilevante o influente. Quando volete bene qualcuno, che ve ne frega che sia intelligente? Grazie. Qualcun'altra qualche curiosità? È lì, Vale. Scusa, lì davanti. Buongiorno, grazie per la conferenza. Io avrei due domande. Anzitutto vi chiedevo, negli esperimenti con l'uccello per studiare il comportamento degli animali e in certi casi appunto l'intelligenza o altro, si tiene conto di aspetti, non so, come ad esempio la pigrizia? Perché in genere si tende a presupporre che l'animale, a un certo stimolo, debba reagire come previsto per, non so, spirito di sopravvivenza, per la fame, eccetera. E questi casi, diciamo, psicologici entrano nella
nel campo di ricerca. E poi, dato che hai fatto l'esempio del sovietico, mi sono chiesto se in qualche modo si possono considerare vari tipi di coscienza, perché ad esempio lei diceva che quando si fa il sovietico non si prova il sovietico, appunto, perché c'è questo meccanismo in fondo cerebrale. E quando lo fanno gli altri però si prova il sovietico, ma però spesso si sa che gli altri vogliono fare il sovietico, eppure si prova comunque il sovietico. C'è come una divisione tra ciò che si pensa attivamente, ciò che il cervello in qualche modo pensa da solo. Certo, sì. Allora, per quel che riguarda il primo punto che lei menziona, questo attiene all'ambito di quelle che potremmo chiamare differenze individuali, no? Certo che ci sono le api pigre e quelle più, come dire, vogliose di lavorare, cioè le differenze individuali che conosciamo nella nostra specie si osservano in tutti gli organismi biologici e riguardano tutti gli aspetti, dalla dotazione intellettuale, alla capacità di memoria, alla motivazione, per l'appunto. E questa è la ragione per cui tipicamente gli esperimenti vengono condotti su gruppi piuttosto numerosi di soggetti in maniera tale che le differenze individuali vengono, come dire, spazzate via facendo delle misurazioni a livello di media. È chiaro che se uno è interessato alle differenze in quanto tali può fare degli esperimenti specifici. Per esempio con le api sono stati fatti degli esperimenti molto bizzarri in cui prima di un compito le si è, come dire, scosse un po' dentro un contenitore in modo che loro avessero un'esperienza di un mondo, come dire, spiacevole, cattivo oppure più gradevole. E il risultato è che in quelle condizioni in cui i compiti sono molto difficili e molto sottili, le api sviluppano un'attitudine, diciamo così, che in termini psicologici umani chiameremmo ottimista oppure pessimista. E cioè sono più o meno incline o proclivi ad aspettarsi un premio oppure no, a seconda di quella che è stata la loro storia passata. Un po' come accade a noi, no? Se sei uno studente in matematica ti è sempre andato sempre tutto male, tu ti aspetti che la prossima verifica pure andrà male, è un atteggiamento, come dire, pessimista in partenza. Viceversa, sei stato uno studente brillante in matematica, la prima volta che ti trovi con la verifica che non sai fare è una specie di disastro che ti procura ansia, diciamo così. La seconda domanda sulla faccenda del solletico è anche molto rilevante e pertinente, cioè lo sappiamo, noi reagiamo allo stimolo tattile in quanto tale, ma anche alla mera minaccia del solletico, no? E infatti è un gioco che si fa con i bimbi oppure con le fidanzate, già, vengo lì, ti faccio il solletico, non hai bisogno di toccarla, alcuni individui sono estremamente sensibili. La cosa curiosa è che lo stesso si è osservato negli animali. Noi oggi sappiamo nei ratti quali aree del cervello vengono attivate quando per esempio vengono solleticati. I ratti hanno un solletico, se voi li toccate sotto la pancia, emettono degli squittii ad alta frequenza che sono praticamente l'analogo delle nostre risate. Non solo, gli piace così tanto, ci sono dei filmati, forse ve li posso far vedere se è ancora in funzione, l'avevo saltato per essere breve, in cui sono addirittura contenti di essere solleticati al punto da... no, vabbè, non importa. Al punto da ricercare attivamente la compagnia della mano, no? Eccoli lì. E anche nel caso dei ratti, l'attività di questi neuroni, proprio in corteccia somatosensoriale e anche in un'altra regione connessa con il piacere, l'area del cingolato, si verifica, cioè c'è attività neuronale semplicemente quando la mano si avvicina senza che ci sia stimolazione tattile. Questo è chiaramente il risultato dell'esperienza, dell'apprendimento. E perché ci sia solletico poi e perché ridiamo al solletico? Quella è un'altra cosa misteriosissima, non so se ci avete mai pensato. Se n'era occupato già Darwin e l'ipotesi più probabile è che in realtà il solletico sia una specie di esercizio, infatti tipicamente lo fanno i genitori con i bimbi, per addestrarli a proteggere quelle zone del corpo che sono
potenzialmente più fragili o in cui più facilmente si può avere un danno. Infatti tipicamente, no, se pensate al vostro corpo, dov'è che si sente solletico? Sotto l'ascella, nella regione del collo, e quelle sono regioni tra l'altro in cui passano arterie molto importanti nel collo, in cui potete penetrare perché non c'è la protezione della gabbia toracica, che so, con un qualche elemento contundente raggiungere il cuore, e quindi quel tipo di risposta giocosa in cui tu fai così, no? E manifesti tutte quelle reazioni difensive, è probabilmente un meccanismo che la selezione naturale ha messo a punto proprio per consentirci di imparare, in una situazione piacevole, a proteggere quelle parti del corpo che sono particolarmente fragili. Giorgio, abbiamo un solo posto dove non possiamo sconfinare, che è l'evento successivo, quindi certo, dobbiamo chiudere. Io vi chiedo ancora di fare un applauso, nel quale mi unisco anch'io. Grazie.